giorno di 25 minuti. Ehi, un momento, Doc. Mi stai dicendo che sono le 8 e 25? Precisamente. Accidenti, ho fatto tardi a scuola. Ritorno al futuro, un film del 1985, prodotto da Steven Spielberg. Film che vinse l'Oscar come miglior montaggio sonoro. Siamo in California. Nel 25 ottobre del 1985, Marty McFly è uno studente del liceo, poco disciplinato ma coraggioso, gentile e di buon cuore, fidanzato con una sua compagna di scuola, Jennifer. Il ragazzo non si dà pace per la pienezza del padre, George, che è da sempre succube di Biff. La madre, invece, Lorraine, ogni tanto alza troppo il gomito. I due fratelli invece sono dei disoccupati perenni. Il migliore amico di Marty è uno scienziato bislacco, soprannominato Doc. Un giorno Doc chiama il ragazzo e gli dice che deve raggiungerlo al parcheggio di un grande centro commerciale perché deve filmare un esperimento. Lo scienziato ha costruito una macchina del tempo, modificando una DeLorean, e l'esperimento consiste nel filmare il cane che andrà nel futuro. È perfettamente sincronizzato con il mio orologio di controllo. Hai fatto? Sì, hai fatto. Bene. Buon viaggio, Einstein. Attento alla testa. Ma l'esperimento non va a buon fine, in quanto arrivano i terroristi, perché Doc ha sottratto loro del plutonio necessario per far sì che la macchina del tempo potesse funzionare. Marty scappa e si ritrova nel 1955. La data prestabilita da Doc sulla macchina del tempo. Martin Lee incontra suo padre da giovane e sua madre da giovane, però Martin è in grave pericolo. Deve far sì che i suoi due genitori si innamorino e tutto ciò può accadere al ballo di fine anno scolastico. Marty chiede aiuto anche al professor Brown, ovvero a Doc, innanzitutto per ritornare nel 1985. Tutto ciò accade, i suoi due genitori si innamorano al ballo di fine anno. Marty così potrà ritornare nel 1985. Marty ritorna nel 1985 e si accorge che la sua vita è cambiata in meglio. Ha modificato il passato rendendo il suo futuro migliore. Innanzitutto suo padre non è più bullizzato da Biff. Stiamo andando, non c'è bisogno di strade. Thank you.
accidenti, che incubo.